Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Reminchia. Nell'ultima puntata siamo finalmente entrati tramite i sotterranei del laboratorio. Abbiamo esplorato un bel po' e adesso procediamo, andiamo avanti. Possiamo passare di qui, ma c'è una nota. Centro di smaltimento. Uso del centro di smaltimento. Questa struttura ha il compito di smaltire ogni soggetto impiegato negli esperimenti al NEST 2 grazie al potente solvente utilizzato nel processo di smaltimento. Qualsiasi forma di vita biologica, che sia questa viva o morta, verrà completamente dissolta in breve tempo. Quindi squagliamo per cancellare le prove. Cancellavano tutto, squagliavano tutto un dall'agito. Durante l'uso al centro di smaltimento si prega di seguire attentamente i protocolli di sicurezza elencati, assicurarsi sempre che nessun impiegato sia nella vasca prima di avviare la procedura, grazie al cazzo, utilizzare sempre la quantità stabilita di solvente indipendentemente dal volume o della massa del materiale da dissolvere. Se una cavia dovesse reagire violentemente si prega di non interrompere il processo, si raccomanda di lasciare la soluzione nella vasca per almeno 12 ore e di assicurarsi che sia avvenuta la completa dissoluzione prima di effettuare il drenaggio. Avete capito? Che bastardi. Apriamo la porta. Ma che razza di posto è questo? Me lo chiedo anch'io, carissime. Qua c'è qualcosa da prendere? Ah, c'è una valigetta. Colpi incendiari per il lanciagranate. Il fatto che ce li fa trovare significa che probabilmente ci sarà qualche gamma qua e là. Noi, senza aver paura di niente, abbiamo tutto. Cos'è che avevamo trovato? Ah, il vaccino. Abbiamo il vaccino, sti cazzi, quindi. Abbiamo tutto. Abbiamo a Pfizer, la dose del Covid. Cioè abbiamo tutto. Qua non c'è più niente. Ma perché ho la sensibilità così lenta? Ok. Azione, filmatino. Ma basta. No, il vaccino! Che ha la stessa scena di Ada, uguale. Ma che cosa abbiamo qui? Nicolai, no! Alla città serve il vaccino! Figlio di put... Madonna! Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi di no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e... forse non mi servirà il vaccino. D'accordo? Bene. Ma sbaglio? Ho avuto un accento russo tutta una volta. Non era così prima. Non parlava così. O non mi ricordo io. Mica sto avendo... dei flash. Porca puttana, così una boss fight. L'abbiamo già affrontato una volta e non era semplice. Possiamo affrontarlo di nuovo. Se solo l'avessi saputo prima, però almeno ti portavo un paio di colpi. No, sapevo che mi prendeva a cagare. Vabbè, mi ha comunque preso. È morto. Sei tu? Carlos! Ma è una merda! Stai bene! Individuo io per te. Ok. Ok, c'è Carlos. Ah no, è ancora vivo. Però è un bene sta cosa perché... cioè, ci pensate... Madonna! Ci pensate quanti problemi in meno avremmo avuto... No, non ho più medicine. Aspetta una roba, qua deve esserci qualcosa. Adesso lui gira. Cazzo, ci sono gli zombie. Ho capito, devo trovare delle medicine. Qua c'è qualcosa. Dietro il serbatoio 4. Dietro il serbatoio 4. È dietro il numero 4. Attenzione. No, da zombie di merda. Madò, meno male che l'ho trovato. Dai, devi schivare. Niente, non riesco a schivare i suoi attacchi. Non ho più medicine. Ma dai. I coglioni. Ok. No raga, sono nel panico. Non lo sapevo che c'era una boss fight però. È dietro il 7? Ho sentito fermarsi qui. È dietro il numero 7. L'ho visto. Non ho più i colpi del lanciagranate.
posso. Ma sono vivo. Ero. Allora, raga, io ho caricato da qui, dove abbiamo preso, insomma, la cosa. Siamo scesi e compare il filmato, perché adesso che lo sappiamo, prima di scendere ci attrezziamo per bene. Allora, il Nemesis, diciamo che ai colpi incendiari non regge bene. Io in vostra assenza, tra l'altro, mi sono anche sistemato qua l'inventario. Infatti, guardate cosa abbiamo. Abbiamo granate, abbiamo tutto ordinato, abbiamo pure i proiettili, che questi qui non so perché non li ho presi. Abbiamo piante verde, medicinali, guarda qua tutti i colpi in generale, guarda quanti colpi di pompa. Cioè, praticamente ce la siamo giocata di lusso. Però io a questo punto prenderei tutti i colpi incendiari che possiamo e proviamo a usare, sfruttare comunque i colpi incendiari. Useremo la pistola solo per gli zombie e via dicendo. Dopodiché ho preso pure due spray medici. Perché uno lo troviamo lì, quindi sono già tre. E quindi in teoria adesso rispetto a prima dovremmo farcela. Andiamo solo di lanciagranate. Se solo riuscissi a schivare in tempo, molti colpi potremmo evitarli. Cioè molte medicine almeno. E qua c'è di nuovo tutto il bordello. Presumo di doverlo sparare con lanciagranate proprio mentre è sui contenitori magari. Attenzione! Dai, qua ce la siamo giocata meglio, ce la siamo giocata meglio. Ehi, lancia granate. Mamma mia, scusate ragazzi, sono intrippato male, ma... devo. Dai che si sta incazzando. Abbiamo l'ultimo caricatore. No, mi ha travolto. Vieni qua. No! Non ho... non ho più medicine, assurdo. Ma dai che mi ero spostato. Non ci credo. Mi ha fatto lo zombie, raga. Cioè, se tu affronti il Nemesis e muori dallo zombie. Allora, raga, mi è venuta un'idea abbastanza incredibile. Allora, siccome penso che siamo comunque nelle fasi finali del gioco, no? Penso che battere questo Nemesis forse è l'ultima boss fight che affrontiamo. Mi è venuta l'idea di posare la pistola, levarci questi slot che potranno servirci sicuramente. Ci riprendiamo i colpi incendiari, anche se ho un po' di dubbio sulla loro utilità onestamente, perché secondo me con il Nemesis sarebbero molto più utili altre robe. Poi oltre ai due spray mi prendo pure i colpi acidi, e oltre ai due spray ci prendiamo anche, secondo me potrebbe tornarci utile, e vabbè, un'altra miscela, perché comunque poco fa abbiamo finito le cure ed è questo il problema. Bene, andiamo così, facciamo un salvataggio. Male che vada, stiamo sprecando solo colpi di lanciagranate, ma il lanciagranate, cioè, uno risparmia i colpi per tenerselo in queste occasioni. Allora, il primo attacco lo contrastiamo così, e dopo un paio di colpi, non so come. Sì. Noi possiamo ancora... ok, noi possiamo ancora prenderci un colpo. Dobbiamo ricaricare. Vedete questi generatori? Ah, ecco a che cosa serviva la pistola. Vaffanculo che non l'ho presa. Adesso lui inizia a correre. Inizia a camminare qui. Quando lui si nasconde dietro questa cosa, basta sparare i due cosi rossi e lo folgoriamo. Vedete, io faccio così e lui cade a terra. Non ho più colpi. Se ne vada. Morto. Ok, qua devo stare attento. Devo seguirlo, ma soprattutto sparare i cosi da vicino. No. Non si è messo sul generatore. Figlio di... dai, è impossibile schivare questo attacco. No, non posso morire ora. Invece sì, volendo. Quando ti chiude così è una rottura di coglioni. Dai, i due coglioni. Sì. Come ci pensi tu? Oddio. Era quello che volevo. Sì. No. Ma guarda tu. Ci credo. È morto.
Ma non ci credo, avevo finito i colpi. L'ultimo avevo. Usala per venire qui. Il solvente, questo è il solvente che avevamo letto nella nota, tra l'altro. Questa era la vasca, ma guarda te. Oh, e vai a cagare, finalmente. Ok, io vado avanti. Vai a cagare, cioè, anzi no, adesso un giro no. Adesso manca Nikolai. Nikolai, dove diavolo sei? Brava. Il problema è che abbiamo solo 3 colpi. Hai capito? Non abbiamo medicina. Abbiamo sprecato un bel po', raga, ma era tosto. Ah, ok, c'è una save room. Godo, godo. Allora, fatemi fare il riepilogo della situazione. Allora, il lanciagranate lo portiamo. Dobbiamo riprendere però i colpi pompa, che fortunatamente li abbiamo, per carità. Semplicemente non ce li eravamo portati. Qua c'è una polvere da sparo che possiamo. Perfetto, c'è altra roba qua. Ho uno spray medico. I tecnici dell'arma. Nome del progetto: Ferro Infilt Next Generation Rallyun. Queste sono tipo le armi che ha usato il Nemesis. Scopo del progetto: soppressione delle armi biologiche di nuova generazione. Ma guarda te, figli di puttana. Qua abbiamo preso tutto, sì. Spray medico, ma sai che ti dico, me lo porto pure dietro. Salvataggio. Guarda qua. Figlio di puttana! È finita! Dammi il vaccino, figlio di puttana! Oh, no, no, no. Tu porti denaro. Io amo il denaro. Possiamo diventare soci di te. Ora butta l'arma! Cos'è? Ma che cazzo? Hai mai visto una creatura così incredibile? I suoi dati potrebbero valere milioni. Ma... sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Buona fortuna! Nikolai! Jill! Sì, ma come, Nikolai, come cazzo faccio? Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Me la caverò. Ne sono certo. Dai, Jill, ma che cazzo fai? Questo qui è Godzilla. Dai, ora ti ammazzo una volta per tutte. È sempre il Nemesis. Mamma mia, ma come cazzo faccio? Che cazzo gli sparo? Patate? Lo devo proprio uccidere, tra l'altro. Quindi? Cosa devo fare? Dov'è un punto debole? Apertura scontata. Cos'è? Ora si ragiona. Oh! Ditelo prima, no? Vabbè, no, dai. Ma veramente? Ah, era questa l'arma. Abbiamo trovato la nota. Merda, devo riattivarlo. Oh merda, devo riattivare il coso. Devo riattivare il coso, veloce, veloce. Dai, non rompere i coglioni. Sì, come cazzo faccio? Io penso debba... Ma che cazzo ho scrivato? Mi è caduto in bocca. Non so se utilizzare uno spray, perché se li protegge. No, 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 quasi, quasi, qua lo spray ci vuole. Sono tutte stroppiate. L'ho fatto fuori? In teoria sì. Dovrei poter... Ok. Atteso lui, vedete che è a terra. In questo modo dovrei avere la capacità di mettere sta roba. Perfetto. Due fonti energetiche rimaste. Ah, devo attivare le... Porca puttana, convinto che era una, ce ne sono altre.
Dai, in teoria ce la facciamo. Forse la terza no, ma due sicuro. Una fonte energetica non ti è bastato. Ora ti sistemo io. Niente, no, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Dobbiamo... Dai. Ok, distrutti tutti. No. Mi è caduto addosso. Dai che non abbiamo tempo. Veloce. Vai, 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 vai. Tutte le fonti energetiche attive. Per evitare che ci inculi male. Accensione. Credi che non sia in grado di farti fuori. Vai. Vai, 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 vai. Spara. Muorici una volta per sempre. Minchia, in bocca glielo metto, mi sa, eh? Eccosi. Spar. Sopportato il minchio sfinato. E qua, sei fresca fresca. Altro, vabbè, chissà quante minchia di radiazione. Cioè, nel senso, era stato immerso nell'acido quel robo lì. Comunque dentro di tu era inzuppato d'acido, esplode. Ma Jill ha la bocca aperta perché si sta assaggiando il Nemesis. Bene, in quest'area qui c'è ancora qualcosa che dimentichiamo. Risorse che non vorrei lasciare, dato che questo bastardo mi ha un po' prosciugato. Anzi, ce la siamo giocata con i colpi della pistola, perché abbiamo capito comunque dovevamo sfruttare... Ecco, ecco, dovevamo sfruttare più che altro... il blaster qua che avevamo, quindi. Bene, possiamo proseguire perché quest'arma qui non ha perforato solo lui, ma ha creato proprio un barco. Guardate quanto è figo. Ah no, un barco, un paio di cazzi. C'è la stradina qua per uscire. Mamma mia, dai che ce ne andiamo da sto posto infernale. Due boss fight così. Cioè la stessa persona. Un po' come il 2 che battevamo sempre il Tyrant. Qua invece il Nemesis si è rotto i coglioni. Ah, questo posto sembra di ricordarmi. Ok, andiamo di qui. Si apre l'ascensore. Tado. Non è l'ascensore del 2, di Resident Evil 2. Posso ancora fermarmi? Posso ancora fermarmi? Non ti preoccupare, Jill, lo fermeremo. Rompere i coglioni. Nessuna informazione. Non si sa dove cazzo siamo. Attenzione. No! Guarda lì! Non riuscirai a fermarmi! Era questo che volevi, non è vero? No! Che bar... Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. 10 minuti all'impatto del missile. Hanno lanciato il missile. Io ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Bravo, porca puttana, Carlos. No, vai Jill. Ehi. Ah. Jill! Sparagli! Ma colpirei... anche te! Fallo! Devi farlo! Non c'è altro modo! No, aspetta, non lo colpisco! Ma dai, ho colpito in te, vai a cagare! Ho colpito in testa! Ehi! Te l'ho detto che non puoi stare senza di me! Ci è mancato poco! Appunto, dai! In ogni caso avevi il giubbotto! Che ne facciamo? È un calibro 9, era! Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lavora. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Dai a cagare, esplodi male. Guarda Gile che sorrisino tattico, sei sempre una gnocca. Sei una stupida. È una gnocca. Se morirò, non saprai mai la verità. Prego.
Preferisco scoprirla da sola. Brutta fine che ha fatto. Passerà gli ultimi 8 minuti a soffrire in attesa del missile. Beh, c'è da dire che non soffre, però, purtroppo. E quindi abbandoniamo Raccoon City. Jim, tutto ok? Ci siamo. E qua, mentre nel 2 anche Leon si salva, guarda lì. Mamma mia. Porca miseria. Mentre nel 2 invece Leon scappa, perché è ambientato, il 3 è ambientato un po' prima del 2, ma mentre il 3 avanza, il 2 avanza pure, capito? Sono quasi di pari passo. Addio, Raccoon City. Mamma mia, Jill, sei segno, cioè, brava, Gigi. Gigi. Come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma l'avidità. L'avidità umana. L'ombrella. Promisi a me stessa che l'Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta per sempre. Porca puttana, raga, che giocone, che giocone. Ci tocca fare il 4, raga, ci tocca fare il 4 prima o poi. Non so quando, ma arriverà. Io vi ringrazio per aver seguito questa serie. Questa serie giunge al termine. Vi mando un salutone. E vediamo che altro gioco si può fare insieme. Un bacione, alla prossima.